Siamo qui con Alessio Bellin, amministratore delegato di Gibus, che ringraziamo per aver accettato l'invito alla partecipazione nell'ambito, insomma, di Vicenza Città Impresa a questi momenti di confronto su processi, tecnologie e ovviamente mondo imprenditoriale. Quindi grazie ancora per... Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Ci mancherebbe. Nell'ambito proprio del festival, no? Quindi di Vicenza Città Impresa e di quello che significa per un territorio, a dire il vero, abbastanza allargato, e di quello che significa per le imprese che fanno parte di questo territorio, qual è il contributo che ti senti come persona, come manager, come imprenditore e come azienda di portare nell'ambito per l'appunto del festival? Ma io credo sia importante per un'azienda che vuole essere rappresentativa nel proprio territorio e del proprio territorio confrontarsi con il territorio. Quindi il Festival Città Impresa è sicuramente una bellissima occasione per portare gli imprenditori, le aziende a parlare in pubblico davanti a persone appunto interessate che fanno riferimento al territorio in cui anche la nostra azienda risiede. Noi siamo in provincia di Padova, a pochi chilometri dal centro di Vicenza, e in particolare a confrontarsi con tanti giovani. Le occasioni in cui ho avuto modo di frequentare gli eventi del festival sono sempre state popolate principalmente di studenti, di ragazzi, che è un elemento a mio avviso fondamentale. Il contributo che come rappresentante di Gibus credo di poter apportare è la nostra esperienza, il nostro punto di vista di azienda magari che rappresenta un settore più piccolo, meno conosciuto, però proprio anche per questo abbiamo modo, insomma, con questa vetrina pubblica di farci conoscere, di far apprezzare quello che facciamo e di dare modo a più persone, più ragazzi, più giovani di capirlo, di poter essere magari interessati per il futuro. Quindi interessati anche magari a far parte, perché no, dell'azienda, quindi anche un tema di employer branding per voi? Sicuramente sì, insomma, trovare le risorse giuste, motivate, con competenze, con voglia di fare, no, è una delle sfide che le aziende devono affrontare per crescere nel prossimo futuro. I giovani sono sempre più esigenti da tanti punti di vista, ma soprattutto, come dire, della mission che gli si pone davanti, della visione anche aziendale, sono sempre più motivati, magari non solo dagli elementi economico-contrattuali, se vogliamo, ma anche proprio dalla visione che l'azienda per la quale collaborano, per la quale lavorano, è in grado di trasmettergli. Quindi sicuramente avere occasioni di confronto è importante per poter essere attrattivi. Hai parlato di crescita, hai parlato di persone, hai parlato di sfide. Adesso voi state vivendo una crescita straordinaria in questi anni. Quali sono le sfide che ti aspetti di vivere invece nei prossimi anni e che credi che Gibus debba affrontare e affronterà? Allora, come giustamente hai detto, la nostra azienda ha avuto la fortuna, la bravura di crescere molto in poco tempo. Gli ultimi 2-3 anni sono stati anni di crescita veramente molto veloce, vorticosa. Stiamo in realtà, devo dire, vivendo oggi grandi sfide, cioè crescere molto e crescere velocemente è bello, ma è difficile. Comunque porta stress sulle strutture, sulle persone, sulle organizzazioni, sui sistemi, e quindi viviamo, come dire, abbiamo l'entusiasmo della crescita, ma al contempo la piena coscienza che bisogna sostenere la crescita con investimenti di natura non solo economica, ma anche operativa ed evolutiva in qualche modo, perché questa crescita possa diventare strutturale. La sfida per il futuro è che questa crescita si mantenga e diventi strutturale, possa essere un processo, come dire, continuativo che porta un valore di lungo periodo all'azienda. Quindi sicuramente questa è una sfida importante. Crescere significa anche ripensare, pensare ex novo, inventare o reinventare modelli di business. Mm-hmm. Come approcciate appunto l'innovazione del modello di business? E poi, un tema che a me interessa particolarmente, come approcciate la trasformazione di questi modelli di business in realtà attraverso processi efficaci ed efficienti? Certo. Allora, il modello di business o l'innovazione del modello di business
a mio avviso, ma credo sia qualcosa che la nostra azienda sposa a livello proprio di filosofia, parte dai bisogni del consumatore. Quindi naturalmente credo che l'innovazione, specialmente se si parla di business model, parta dal fondo della catena o dalla cima, dipende come la guardiamo, insomma, della catena del valore di un'azienda e quindi dal cliente finale. Da lì, dall'esigenza del consumatore, da come il consumatore cerca i prodotti, quali tipologie di prodotti, beni o servizi, insomma, possono andare ad interessarlo, credo siano la leva principale attraverso cui si deve indirizzare la propria strategia aziendale e le energie per far cambiare l'azienda o comunque le modalità di approccio al mercato. Sicuramente noi stiamo cercando di fare questo, stiamo cercando di proporre, abbiamo cercato di farlo, ma stiamo continuando ad evolvere dei prodotti molto tangibili. La nostra è un'azienda manifatturiera, produce tende da sole e pergole, lo fa con personale di fabbrica, con una fabbrica che produce, noi ci definiamo The Sun Factory, la fabbrica del sole, produciamo beni appunto indirizzati all'outdoor e quindi con le nostre maestranze, con i nostri collaboratori, però questo lavoro hardware, se vogliamo, no, molto, un asset molto tangibile, deve arrivare al mercato con le modalità che il nuovo consumatore si aspetta e che utilizza per cercare i prodotti, per valutare i prodotti, per raffrontarsi con il mercato. Quindi sicuramente i media digitali, insomma, sono oggi un po' quelli che trainano anche la nostra visione. E quindi cercare approcci moderni che partano dal consumatore, che interpretino anche i ruoli intermedi nella catena del valore, cioè il nostro per esempio è un business che passa per la distribuzione, non facciamo vendita diretta al consumatore B2C, ma facciamo, noi definiamo il nostro business model un B2B2C. Gibus è un'azienda con un brand, fa branding presso il consumatore finale, comunica con il consumatore finale, però distribuisce attraverso una rete di dealer. Quindi portare anche interlocutori tecnici intermedi all'interno della propria catena del valore non è facile. Questa è la grande sfida che noi ormai da più di 10 anni percorriamo, l'abbiamo fatto attraverso la costituzione del network Gibus Atelier, che è appunto il nostro dealer network affiliato, e lavoriamo sempre di più per far evolvere i nostri interlocutori intermedi della catena del valore, che forse è la parte più difficile, perché già è difficile, come dire, lavorare sull'evoluzione di un'organizzazione interna, della propria azienda, dei propri collaboratori, dei propri sistemi. È ancora più difficile far evolvere una catena che integra delle aziende terze che sono in qualche modo però connesse al valore che portiamo sul mercato. Questa è una grande sfida, è una sfida che affrontiamo da tanti anni, ma che continueremo ad affrontare anche in futuro, assolutamente. E a proposito di connessione, tornando ai prodotti, in un'intervista hai parlato dell'IoT e di come state sviluppando e investendo sempre di più in prodotti connessi. Quindi io ti chiedo, quali sono le sfide da un punto di vista digitale e tecnologico che state affrontando, e da amministratore delegato come valuti o come valorizzi il valore del dato? Oggi si parla di return of data, non si parla più di ROI. Dove state trovando e come valorizzate il dato? Ma allora, parlare di tecnologia, e oggi quando si parla di tecnologia tendenzialmente si parla sempre di più di tecnologia connessa, anche in ambito building e casa, come sono poi i prodotti, no, che noi proponiamo, è un trend che non si può negare, che bisogna seguire, è anche un mondo con delle complessità non facili da affrontare, nel senso che è facile parlare di IoT o di sistemi connessi, ma il mondo della tecnologia purtroppo sì, magari ha dei big player che tracciano la strada per tutti o hanno delle posizioni dominanti senza fare brand, insomma, però le grandi aziende che conosciamo del mondo digital, però esistono centinaia di protocolli aperti, protocolli chiusi, sistemi, connessione a sistemi domotici. Non è un mondo semplice ed è un mondo che affrontare, con il quale confrontarsi
non è facile. Per quanto, quindi sicuramente lo facciamo quotidianamente, però è un ambiente molto sfidante, no? Portare valore nei prodotti connessi poi porta anche la complessità di connettere i prodotti a tante cose diverse, e questo è sicuramente un elemento che nei prossimi anni diventerà, come dire, dal punto di vista tecnologico non secondario. Riguardo quello che mi dicevi sul dato, invece, devo dire, non siamo ancora così avanti sul dato, se posso dire, dell'utilizzo del prodotto, almeno noi nel nostro settore, cioè non riusciamo ancora a fare un uso dei dati di prodotto. Facciamo però, devo dire, siamo un'azienda che cerca sempre di più di essere data driven in tutti gli altri ambiti, e parlo principalmente di customer journey, customer experience, contatto col cliente. Noi siamo un'azienda che punta moltissimo sul media digitale per la generazione del contatto di vendita, lead generation, no? Nelle sue svariatissime sfaccettature, e diciamo che cerca di fare un po' del dato, sempre di più del dato, uno strumento di successo commerciale, di successo di vendita. Ecco, da quel punto di vista devo dire abbiamo fatto grandi passi, grandi ancora ne stiamo cercando di fare, anche perché stiamo cercando di portare a bordo sempre di più, dicevo, il network della distribuzione, che non è facile. Cioè, già è difficile mettere in piedi un CRM all'interno della propria azienda, ma integrare nel flusso del CRM, nella gestione del dato, del cliente finale, degli interlocutori intermedi, è ancora più sfidante. Lì sicuramente c'è tanto da fare. Sul lato del prodotto, secondo me ci arriveremo, anche nel nostro settore, anche la nostra azienda un po' alla volta ci arriverà. Penso ci sia ancora un po' di strada da fare da quel punto di vista. E parlavi di Gibus Atelier, quello che state cercando di fare è costruire un po' una community attorno ai vostri dealer. Come state cercando di svilupparla, data la rilevanza strategica di cui parlavi prima? Ma in primis cerchiamo di rendere i nostri dealer una community, nel senso, già questa è una prima sfida, cioè portare il dealer, quindi l'interlocutore che presidia commercialmente il territorio, a diventare il primo brand ambassador, o comunque il primo portatore del messaggio di valori aziendali, è la prima sfida. Paradossalmente quello che ci troviamo ad affrontare sul mercato è, delle volte, è che il consumatore è più avanti dell'interlocutore intermedio. Oggi il consumatore è informato e i media digitali, i social, i siti web, insomma tutti gli strumenti che la tecnologia e il mondo connesso e la rete ci hanno dato, ci permette di avere un forte legame, un forte contatto con il consumatore. Mi capita delle volte di avere a che fare con clienti finali che ci chiedono delle informazioni, vengono interessati ai prodotti e ne sanno più di quanto probabilmente qualcuno dei commerciali che propongono i nostri prodotti fuori ne sa a sua volta. Quindi la gente si sa informare. La sfida è riuscire a portare, secondo me, a connettere questa rete di valore in maniera omogenea, senza ridurre le discrepanze, dico io, no? ridurre i gap informativi, portare valore in maniera strutturata fino a valle. Questo non è per niente uno scherzo, devo dire, è una bella sfida. Credo che tutte le aziende del mondo della distribuzione intermediata lo stiano percorrendo, ed è un bel lavoro. Ci hai parlato molto di dati, che sono la parte, e lo dico non con accezione negativa, la parte fredda, no, dell'azienda. Certo. Poi c'è la parte calda, che sono le persone. Certo. C'è chi dice che la people strategy sia il segreto invisibile di molte organizzazioni. Mm-hmm. Senza rivelarci troppi segreti, però ci puoi dare qualche spunto su quelli che sono gli elementi chiave della vostra people strategy? Ma è difficile dire. Devo dire che passa molto per, credo, lo stile imprenditoriale, no? Comunque la nostra è un'azienda di taglio familiare, che però sta cercando e ha cercato negli ultimi anni di aprire il proprio modo di gestione con un processo di delega delle competenze verso il proprio team manageriale, progressivo ma graduale, ma sempre più spinto. Crediamo nel coinvolgimento dei collaboratori proprio nella volontà di evoluzione dell'azienda, no? Cerchiamo di
di creare un, che il nostro, che il cambiamento non sia solamente dall'alto in basso, ma sia un cambiamento il più possibile condiviso. L'evoluzione aziendale passa in primis dalla condivisione, dicevo, dal coinvolgimento, quindi nella, dalla consapevolezza dei collaboratori, di tutte le persone che formano Gibus, di quella che è la nostra missione, la nostra visione a livello aziendale, di qual è l'obiettivo. Ognuno sa che può a voce in capitolo dare il proprio contributo per arrivarci. Ecco, credo che anche la predisposizione all'ascolto sia, sia una parte importante. Non, dico sempre, ma mi piace dire, cioè io ho più dubbi che certezze, quindi chi dice il contrario forse non dice sempre la verità, no? Quindi condividere, avere più opinioni e cercare di prendere il più possibile delle decisioni che siano condivise, lo ritengo fondamentale, perché poi le persone all'interno dell'organizzazione si sentano coinvolte, committed, no? nel portare avanti la strategia aziendale e perseguire gli obiettivi. E quanto importanti sono poi, quanto importante è l'ingaggio di queste persone anche nel miglioramento dei vostri processi? Beh, è fondamentale. Cioè, il miglioramento tendenzialmente cerchiamo il più possibile di farlo venire dall'esperienza dei collaboratori, dall'esperienza degli utenti stessi. Chiaro che sono dei processi che vanno guidati, vanno indirizzati, però è difficile arrivare ed imporre un cambiamento dall'alto. Insomma, te lo fai per lavoro, sai meglio di me che se arrivi con il manuale di istruzione per gli operatori è il modo giusto, no, per abortire un progetto di miglioramento. Quindi non penso di dire nulla di nuovo. È chiaro che bisogna farlo, bisogna affrontare le difficoltà, perché non tutte le persone sono predisposte, non tutte le persone, però tendenzialmente io vedo che quando l'approccio è quello corretto si porta a bordo del cambiamento la grandissima maggioranza delle persone. Tendenzialmente tutti hanno voglia di migliorare, è difficile trovare qualcuno che proprio si intestardisca a non volerlo fare, specialmente se trova, come dire, un terreno fertile, una propensione all'ascolto delle proprie idee, dei propri punti di vista. Condivido il punto di vista, diciamo che forse non tutti, ma la maggior parte delle persone vuole migliorare. E il tema è un po', sai, come la famosa vignetta: chi vuole migliorare? Noi. Chi vuole farlo? Nessuno. Certo. Quindi lui. Trattasi, esatto, lui. So che, trattasi poi di farlo a casa propria. Sì, una cosa che chiaramente va costruita, va guidata, non esiste, no, un cambiamento che arrivi. L'inerzia è quella di continuare a fare le cose come si sono sempre fatte. Se avessi, no, un penny per ogni volta, esatto, che me l'hanno detto. L'inerzia è senza dubbio quella. Chiaramente bisogna spostare l'inerzia e cercare di creare un'inerzia al movimento, però sì. Un'azienda che cresce è l'ambiente giusto in cui fare queste cose, perché si tratta di liberare capacità, certo, per fare cose nuove, no? Certo, quindi certo. Bravi e fortunati, come dicevi tu prima, ad avere anche questa crescita dalla vostra parte, poi per far, certo, girare positivamente il volano del miglioramento. Sicuramente sì, la crescita è un'opportunità per creare efficienza operativa, per cambiare dei processi e renderli comunque in una chiave di miglioramento o di digitalizzazione. È chiaro che farlo con un, come dire, su dei volumi in contrazione o in un mercato in difficoltà è chiaramente più difficile, lo si fa comunque con un approccio meno positivo, meno propenso, con altre motivazioni che magari sono meno stimolanti, mettiamola così. Quindi sicuramente da quel punto di vista siamo fortunati a farlo in questo momento. Comunque diciamo che farlo, cambiare, evolvere è comunque difficile. No, che lo si faccia nel bene, tra virgolette, o nel male, perché costretti magari da condizioni avverse di mercato o quant'altro, è comunque estremamente sfidante. Toglimi una curiosità: voi state in un posto bellissimo, ai piedi dei colli, ma quanto difficile è attrarre talenti nella vostra organizzazione in un contesto in cui c'è sempre più competizione e gara per attrarre persone di valore all'interno dell'organizzazione? È molto difficile, è indubbiamente difficile. Oggi devo dire più
più le aziende evolvono, più determinate professionalità, determinate competenze diventano fondamentali. Non sono facili da trovare, competenze sia di natura tecnica che di natura soft, se vogliamo, manageriale, organizzativa, eccetera, eccetera, non sono facili. Diciamo che quello che ho visto è che bisogna cercare anche di far capire alle persone, alle risorse che si vogliono attrarre, qual è il messaggio aziendale, quali sono i valori aziendali. Ecco, devo dire che i valori aziendali, non lo so, non ho vissuto il mondo del lavoro 30 anni fa, però oggi valgono molto, no? Valgono, non so dire se più, ma forse tanto quanto gli aspetti economico-contrattuali, se vogliamo, della trattativa per attrarre un collaboratore. E questo è fondamentale. Il nostro territorio, comunque, per fortuna o per sfortuna, è un territorio ricco anche di potenziali alternative. Comunque aziende belle che fanno cose interessanti, ce ne sono tante, insomma, si vedono qui al festival, e quindi anche le risorse di valore hanno alternative sul mercato, quindi sicuramente non è facile trovarle, probabilmente più difficile di qualche anno fa. E anche, lo sappiamo tutti, ma credo che determinate competenze tecniche oggi sono, ahimè, rare. Probabilmente le università dovrebbero sfornare di più competenze di un certo tipo piuttosto che di un altro. Comunque quelle di determinate categorie tecniche sono iper richieste sul mercato, e quindi trovarle è una bella sfida. E poi dall'altra parte tenere quelle che si ha, perché anche, certo, dall'altra parte se è molto difficile, ci vuole tanto tempo a trovare una risorsa, dall'altra parte significa che perderne una eventualmente, insomma, è un bel costo per l'azienda, crea delle belle difficoltà. Anche voi sui più giovani avete la sensazione che non abbiano pazienza e dopo un anno vogliano già cambiare, scappare? No, nel nostro caso è perché stai diventando vecchio. Guarda, nel nostro caso noi abbiamo avuto nel primo trimestre 3 persone, sono state con noi un anno, felicissime, hanno detto: io qua ho imparato, voglio un'altra sfida, dopo un solo anno. E questa è una cosa che mi ha fatto veramente riflettere tanto. Per fortuna non mi è ancora successo con gli ultimi ingressi, dopo così poco di per mi è capitato di avere, insomma, qualche passaggio veloce, però per altre ragioni. Ma magari ci aggiorniamo l'anno prossimo e ti dico come va, se vedo che abbiamo qualche uscita inaspettata. Spero di no, nel senso che poi è difficile, effettivamente. Ho presente, insomma, abbiamo fatto ricerche, ragazzi che hanno cominciato con noi dopo veramente ricerche lunghe, difficili, tanti colloqui per trovare la risorsa corretta, la persona che aveva voglia ma che aveva, insomma, corretta per il ruolo, eccetera, eccetera, il buon inquadramento. E effettivamente perdere dopo un anno non sarebbe una bella cosa. Per ora abbiamo un turnover, devo dire, abbastanza basso. Decisamente basso, per fortuna, perché sennò già, oltre alla difficoltà di trovarle, avremmo anche la difficoltà di rimpiazzarle. Quindi devo dire, mi ritengo fortunato da quel punto di vista. Bene, allora, grazie, grazie ancora una volta per il tuo contributo, la tua partecipazione, sicuramente degli spunti interessanti che arricchiscono ulteriormente quelli che sono questi giorni di festival e di spunti, no, che le aziende ci stanno portando. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie.